Souls 2, ragazzi. Un gioco veramente brutale, secondo me anche più difficile del predecessore. Come sempre Namco Bandai ci regala giochi veramente, veramente hardcore. Ma questo è quello che noi vogliamo da questo titolo, la difficoltà. Nonostante il rodaggio pesante su Dark Souls 1, la difficoltà è alta e si muore. Non credete a chi dice il contrario, si muore parecchio. Ho scelto una classe che è quella del cavaliere, abbastanza comune, mi sono ritrovato senza scudo contro un sacco di nemici ed è stata molto difficile. La variabilità è molto alta, praticamente ogni volta che si muore si cambia la situazione. C'è sempre un nemico diverso da affrontare, addirittura prima ho incontrato tre maiali che insieme al mio collega di fianco abbiamo trovato difficili da sconfiggere. Il due veramente è soddisfacente, è più difficile eseguire tecniche di fattura elevata come ad esempio un backstab o un parry. Il sistema di controllo è molto più fluido, sono riuscito ad utilizzare lo spadaccino, quello che usa due lame, schivando agilmente i colpi senza bisogno di impugnare lo scudo. I colpi sono più precisi, la dinamica appunto di collisione è migliore, il frame rate è più solido, l'IA nemica è migliorata, infatti sono due o tre pattern d'attacco. L'ambientazione è molto diversa da quella del primo, un po' meno tetra, un po' più decadente. La consiglio a tutti coloro che vogliono provare un gioco impegnativo come erano quelli della mia generazione. Lo consiglio a chi ha amato il primo e a chi vuole provare qualcosa di nuovo, perché come ha detto poco fa anche il producer è slegato dalla storia del primo e quindi è affrontabile da chiunque. Lo consiglierei come gioco a chi ha tantissima pazienza, perché anche solo trovare dove bisogna andare o come affrontare un determinato tipo di nemici è molto impegnativo, quindi bisogna avere i nervi molto saldi e mettercela tutta, ecco. In generale emozioni positive, prova molto buona e prenotazione fissata, ci vediamo il 13 maggio.